Ciao ragazzi! Oggi parleremo di un omicidio che è avvenuto negli anni 90 nel paese dove abito, San Severo, in provincia di Foggia. Questo omicidio è ricordato come l'omicidio del casolare, perché è proprio in un casolare che venne trovato il corpo della povera Stefania Delli Quadri, una ragazza che aveva solamente 15 anni. Partiamo tuttavia dall'inizio. È il 15 aprile 1994, sono le 13:30, quando al termine delle lezioni Stefania Delli Quadri esce dalla scuola media Padre Pio, dirigendosi verso la sua abitazione. Ma la ragazza non tornerà mai a casa. Infatti, dopo ore di inutile attesa, la famiglia Delli Quadri denuncia la sua scomparsa alle autorità. Nei giorni successivi, le squadre di ricerca, insieme alla famiglia, hanno cercato la ragazza, non riuscendo tuttavia a trovarla. Diversi testimoni confermarono i tempi di averla vista uscire dall'istituto, ma dopo più nulla. Gli inquirenti valutarono subito tutte le opzioni, dall'allontanamento volontario al rapimento. Le ricerche continuano fino al 17 aprile, quando all'interno di un casolare un contadino trova un cadavere parzialmente carbonizzato di una ragazza. Il corpo senza vita di Stefania viene ritrovato martoriato e denutrito. Il cranio, trovato sfondato, presentava lesioni compatibili con percosse inflitte da un'arma contundente. Le fiamme, tuttavia, non hanno cancellato i lineamenti del volto, quindi i carabinieri di Foggia riescono a collegare subito l'identità al corpo di Stefania. Le indagini si concentrano istantaneamente su familiari e conoscenti della ragazza. L'omicida viene individuato poche ore dopo. Leonardo Racano confessa di aver torturato e ucciso Stefania, sua cugina di terzo grado. Gli investigatori apprendono che Racano si considerava tutore della ragazza. L'uomo aveva spesso frequentato la famiglia Delli Quadri, occupandosi delle faccende domestiche, fungendo da accompagnatore per Stefania, quando richiesto. Racano raccontò di essersi innamorato della ragazza, progettando una relazione con quest'ultima. Il suo comportamento risultava sempre più dubbio agli occhi di Stefania, che quindi lo aveva allontanato. A questo punto Racano compie il gesto folle. Alle 13:30 dell'11 aprile va a prendere Stefania a scuola e la porta in un casolare abbandonato, tenendola per 15 giorni rinchiusa dentro. Dopo averla portata nel casolare, Racano aveva intenzione di avere un rapporto carnale con la ragazza, che tuttavia, pur essendo incarcerata, continua a negarsi, ma dopo l'ennesimo rifiuto, Racano compie un gesto ancora più folle. Infatti l'uomo tenterà lo stupro. Stefania, tuttavia, ha ancora le forze per respingere il cugino, che quindi, furioso, impugna un bastone con il quale percuote Stefania fino a causarne la morte. Racano però successivamente racconterà di non aver agito da solo. Punta subito il dito sui suoi complici, Antonio Lombardi, amico di Racano, e Marcello Delli Quadri, fratello di Stefania. I tre, descritti come inseparabili amici, dopo l'omicidio hanno tentato di occultare il corpo di Stefania, dandole fuoco. Dopo tutta questa vicenda, Racano verrà condannato a 30 anni di carcere, mentre Marcello Delli Quadri e Antonio Lombardi vengono condannati a 12 anni con l'accusa di tentativo di violenza carnale. Il 26 marzo 1996, la Corte d'Appello di Bari riduce la condanna stabilendone 23 per Racano e 6 ai due complici Lombardi e Delli Quadri. I tre ad oggi sono a piede libero, dopo aver scontato le loro pene. Ecco a voi l'intervista andata in onda il 28 ottobre 2001, dove Racano ripercorre insieme alla giornalista Franca Leosini l'intero svolgimento della vicenda. Racano, chi era per lei Stefania Delli Quadri? Mia cugina in terzo grado. Senta, signor Racano, per quale motivo la sua vita di uomo adulto poi si intrecciava con quella di Stefania, che poi era una ragazzina? Che occasione avevate di vedervi, di frequentarvi? E io andavo sempre a casa loro per fare i servizi alla madre. E io andavo volentieri. Andava volentieri perché? Perché oramai mi era già legata con la ragazza. Ma
Quanti anni aveva Stefania quando lei ha cominciato a seguire la Stefania? La ragazza aveva 7-8 anni quando la madre già la faceva venire insieme con me per fare i servizi a lei. Quindi praticamente insomma, la famiglia di Stefania, la madre, aveva piena fiducia in lei insomma, per consentirle di frequentare casa e di occuparsi di una bambina, insomma. E abbiamo detto che aveva cominciato a seguire questa ragazzina Stefania da quando aveva 8 anni. Ecco, ma cosa faceva per Stefania? L'accompagnava? Insomma, come se ne, in che modo se ne occupava lei? Parecchie volte l'accompagnava alla scuola, sempre con l'ordine della madre. Qualche volta veniva con me a fare i servizi alla madre e io non ho mai rifiutato, diceva, vabbè, falla venire. Ti faceva anche piacere che venisse stanno. Tanto oramai mi ero già affezionato. Ma lei si considerava un po' il tutore di questa ragazza? Sì. Ecco. Lei era all'epoca, adesso un giovanottone, un giovane forte, ma non aveva storie con delle ragazze, non aveva un'amorosa, una fidanzata? No, non avevo niente io. Come mai? Perché non ce l'ho mai avuto. Mai? E tanto oramai me la stavo già crescendo uno, me ne abbassava già uno, posso dire di trovarne un altro. Quindi il suo progetto era quello. Risulta dagli atti del processo che poco tempo prima della tragedia Stefania le ha creato un problema grosso con la propria famiglia, perché l'ha accusata di una cosa molto grave, se lo vuole ricordare lei. È una cosa troppo grave. Raccontiamola. Andare a dire alla madre che io la volevo abusare di lei, la volevo far addormentare, delle pillole per far dormire, e poi per abusare, quando non era vero. In campagna. In campagna. Io poi ho detto alla madre, se tu credi a tua figlia, denunciami. Ho detto, chiami i carabinieri e denunciami. Poi dopo 4-5 giorni la ragazzina ha detto la verità. Così dopo la madre mi ha chiamato a casa, perché io poi dopo non ci sono andato a casa loro. Quindi in sostanza la madre le ha creduto. Però senta Ragno, prima di inoltrarci nel tunnel buio di questo dramma, io vorrei parlare con lei degli altri due individui che vi hanno preso parte. Il suo amico Antonio Lombardi. E cosa che rende la vicenda ancora più insopportabile, il fratello di Stefania, Marcello Delli Quadri. Senta Aracno, ma perché questi due individui l'hanno seguita in questa azione scellerata? Il Lombardi ha seguito in questa azione qua perché lui aveva la macchina e serviva la macchina, e poi dopo io dovevo aiutare lui per mettere la buona parola per l'altra sorella, che lui si era innamorato dell'altra sorella maggiore. Quindi non era vero che lei minacciava... Io non ho mai minacciato nessuno. Lombardi, no? E Marcello Delli Quadri, che come Lombardi è stato poi riconosciuto colpevole di ratto a fini di libidine e tentata violenza carnale. Ecco, Ragno, lei oggi riesce a spiegare cosa possa aver indotto un fratello a diventare suo complice in questa impresa scellerata? Questo non so nemmeno spiegare, nemmeno io, tutti questi anni che sono passati, non ho riuscito a trovare nemmeno una spiegazione, non lo so nemmeno io. Ritorniamo a quel maledetto giorno del sequestro, che è lunedì 11 aprile del 1994. Ecco, e cerchiamo, Ragno, di ricostruire insieme come si sono svolti i fatti. Anzitutto, lei dove preleva Stefania? Vicino alla scuola. Lei era solo? No, stava Lombardi con me con la macchina. E quindi l'avete prelevata con la macchina? Sì, l'ha convinto Lombardi a venire, perché con me la ragazza non parlava. È stato un po' un periodo di tempo che non ci parlavo.
Lei adesso mi dia questa versione dei fatti. Io devo naturalmente ricordarle che al processo Lombardi ha dato un'altra versione dei fatti. Lombardi ha detto invece che praticamente lui non era presente al momento in cui lei ha portato via Stefania e che invece è venuto quando già Stefania era in quel maledetto casolare di cui poi parleremo, in cui lei, Stefania è stata sequestrata. Quindi invece lei mi dice che Lombardi era con lei al momento del processo, del secondo. Sì. Si assume la responsabilità di quello che dici. Le cose stanno così? Sì, perché se veniva con me con la moto, la vedevano tutte le persone che la conoscono vicino alla scuola. E mi conoscono pure a me. Vicino alla scuola, i compagni di scuola mi conoscono. Anche la maestra mi conosce. Quindi praticamente sarebbe stato Lombardi a fare salire in macchina Stefania? Si è avvicinato vicino alla traversa. Io sono sceso e lui ha due chiacchiere, ho visto che è salita la ragazzina nella macchina. E poi dopo sono salito pure io e ce ne siamo andati. E lei si è fatta convincere rapidamente, cioè non ha fatto resistenza, non ha posto resistenza? No, no. Cioè non ha avvertito nessun pericolo? Insomma. No. Ecco. No, perché se avvertiva qualche pericolo la ragazzina è furba, non si faceva convincere. Quindi è venuta via, poverina, in perfetta tranquillità, in perfetta buona fede. In perfetta fiducia è venuta. In perfetta fiducia. Quindi, Racano, Stefania non tenta di scappare. Arriviamo in questo casolare, Racano. Ecco. Quando arrivate nel casolare, Stefania, come fate a bloccarla? Come fate a non... Lei non tenta di scappare, di andarsene? Sì, ha tentato un paio di volte di andarsene via. E voi come avete fatto a bloccarla, a tenerla ferma? Dentro il casolare, il Lombardi ha messo sulla sedia e l'abbiamo legata. Su una sedia? Sì. Quindi eravate in due, perché Lombardi ha sempre detto invece che lei è andata a prenderla in paese nel tardo pomeriggio, quel lunedì, e sarebbe arrivato al casolare che Stefania era già legata e imbavagliata. Non è vero questo? È stata sempre con me lui. L'avete legata come? Con della corda che c'aveva nella macchina in Lombardi. L'avete legata con le braccia? Come? Le braccia e le gambe. Quindi eravate in due. E imbavagliata pure? No, imbavagliata no. Ancora no. E allora, tanto pure se gridava là non potevano sentire nessuno, che eravamo distanti dalla strada principale. Senta, signor Racano, ecco, rispetto al momento del sequestro, Marcello Di Liquadri, del fratello di Stefania, a che punto è intervenuto? In che momento è entrato a far parte di questo scellerato terzetto? Lo stesso giorno, il lunedì sera. Quindi lo stesso giorno già Marcello sapeva che la sorella era al casolare? Lo sapevo benissimo, perché il Lombardi già l'aveva spiegata la storia, la situazione. Il giorno stesso? La sera. La sera, ecco. E lui, il fratello, ha detto: dai che stai scherzando, non è vero. E Lombardi l'ha portata sul luogo dove stava la ragazza. Lo stesso giorno? La sera, verso le 8:30, le 9:15. Perché lei ricorda che Marcello Di Liquadri al processo invece ha sostenuto... Ha negato. Lo so, mi ricordo benissimo che ha negato tutto. Che lui ha sostenuto di avere saputo del sequestro il mercoledì, vale a dire 2 giorni dopo il sequestro, e di essere andato appunto al casolare addirittura per la prima volta il giovedì, cioè il giorno prima della morte di Stefania. Non è vero? Ha negato, ha detto una cosa per un'altra. Ecco, quindi... Praticamente in ogni caso, quando la famiglia Di Liquadri, dopo la scomparsa di Stefania, sporge denuncia, comunque in tutto il periodo del sequestro, Marcello era perfettamente consapevole di dove fosse la sorella. Lo sapevo benissimo dove stava, poteva dire alla madre: risparmiati la denuncia, andiamo dai carabinieri che andiamo a prendere dove sta la ragazza. Lui lo sapeva benissimo dove era. Quindi poteva salvare la sorellina? Lo stesso giorno lui la poteva salvare. Lei ha tentato di avere rapporti sessuali con Stefania? No, questo no. Racano, diciamocela la verità, perché Lombardi ha detto che lei ha tentato ripetutamente di avere rapporti sessuali con Stefania e che malgrado questa ragazzina fosse legata alla sedia, che fosse esausta, continuava a resisterle. È così, Racano? Rapporti sessuali, niente.
Non ho tentato di avere rapporti con lei. Con la forza. Lombardi ha mentito. Sono cose che ha mentito Lombardi, perché lui lo sa benissimo. E arriviamo all'ultimo atto di questa tragedia, Racono. È venerdì, 15 aprile. E sono 5 giorni che Stefania le resiste. Lei quel pomeriggio cosa fa? Va come sempre al casolare? Sì, siamo andati tutte e tre. Eravate tutte e tre? E allora cosa succede, Racano? Ecco, che cosa scatena in lei quella terribile reazione che porta poi alla fine di Stefania? Cosa succede? Questo non mi ricordo se era qualche oggetto. No. So solo che l'ho colpita, ha battuto la testa. Era slegata Stefania, mamma. Lei ha tentato di possederla, però, Stefania. Dica la verità. No. Non ho tentato, perché mi ha rifiutato e mi sono rassegnato. Perché io le leggo invece la dichiarazione di Lombardi, che è agli atti del processo. Lui l'ha ricostruita così, la tragedia. Ha dichiarato Lombardi che lei, Racano, ha tentato ancora una volta di possedere Stefania. È imbestialito per la sua resistenza, ha perso il controllo e ha colpito Stefania con un bastone al capo. Questo è quello che ha detto Lombardi. Di possederla, questo no, mi sono rassegnato. A colpirla sì, questo l'ho ammesso anch'io, l'ho colpita, che poi dopo ha battuto anche il capo. E loro due dopo l'hanno preso e l'hanno trascinato dentro. Questo non l'ha detto il Lombardo. Senta, Racano, quando lei si è accorto che Stefania era morta? Io poi quando me ne sono accorto mi sono seduto fuori dal casolato e mi sono messo a piangere come un bambino perché iniziavo a riflettere di quello che avevo fatto. Mentre nel casolare c'era quel putiferio bestiale di botte, di urla, di pianti. Ecco, dopo che era finito tutto. Che cosa facevano quei due? Mentre lei ha colpito violentemente col bastone, colpiva violentemente Stefania, quegli altri due cosa facevano? Ridevano. Ridevano come due scemi, come due crediti. Ridevano e bevevano. Quindi praticamente quando lei ha colpito in modo mortale Stefania, loro erano presenti. Erano presenti anche loro due. E non sono interventi. Quando Stefania è stata trovata, aveva sul corpo segni di bruciatura ed era bruciata anche la sedia alla quale Stefania era stata legata. Ecco, come lo spiega lei? Altre due hanno acceso loro il fuoco perché quel giorno tirava vento e faceva un pochettino freddo. E com'è che si è bruciata la sedia? E perché Stefania è stata trovata con tracce di bruciature? Perché dopo la catastrofe del fuoco, col tempo che bruciava la roba, è caduto anche sotto la sedia dove stava la ragazza. Perché gli inquirenti invece hanno ritenuto che il fatto che appunto fosse bruciata la sedia, fosse stata dato fuoco alla sedia, forse era il tentativo appunto di cancellare le tracce del delitto, del corpo e quindi del delitto, non è così? È caduto da solo il fuoco sotto. Comunque volevate scaldarla Stefania, non ho capito. Insomma. Perché questo fuoco a cosa doveva servire? Ci faccia capire. Per riscaldarci tutti. Ah, tutti? Perché faceva freddo. Ecco, non Stefania, perché insomma, questa gentilezza nei confronti di Stefania è esclusa, insomma.